perché quello che è successo a Lino deve colpire e dobbiamo sentirci toccati tutti. E soltanto se quei proiettili ce li sentiamo addosso e li sentiamo sparati anche su di noi, perché li hanno sparati proprio adesso dove siamo, qui, tutti, senza tregua, soltanto se li sentiamo su di noi, allora veramente la memoria di Lino potrà far modo che non ci siano più altre vittime innocenti. Lino era il prototipo del ragazzo da seguire e da ammirare, un ragazzo che ti parlava di famiglia, un ragazzo che ti parlava di stare insieme nelle cose semplici, un classico ragazzo per bene. Gli argomenti di questo ragazzo erano argomenti di un livello dove si può solo definire gente per bene. Gente assolutamente per bene. Mia cognata era una ragazza che come me faceva i turni, è sacrificante per chi fa il turno di notte, il turno di pomeriggio, fai una vita sacrificata, poi è una partita di pallone, ucciso per che cosa? Perché poi questi qua hanno ucciso per 1.000 euro, ma i mandanti hanno ucciso per un altro motivo, per qualche interesse di denaro molto molto maggiore. A Scampia tra il 2004 e calcolo nel 2004 c'è stato in ordine Antonio Landieri, Gelsomina Verde e Dario Scherillo, poi a titolo Romanone inizi del 2005, gennaio 2005 e adesso purtroppo Pasquale Romano. Era il 6 dicembre del 2004, Dario fu scambiato per un pusher di Lauro e i scissionisti praticamente arrivarono e fecero fuoco alle spalle. Spararono tre colpi di cui due riuscirono a colpire Dario. Poi si sono praticamente avvicinati per finire mio fratello, però una volta capito l'errore scapparono via. Dario è stato ucciso solo perché aveva lo stesso motorino, uno scooter, un SH grigio, stesso colore, il targa molto simile a questo pusher. Sembra assurdo, ogni volta che succede un episodio del genere si dice sempre le stesse cose. Dario è un ragazzo solare, aveva voglia di vivere, era fidanzato da 8 anni, stava organizzando il suo matrimonio con la ragazza Maria, era tifosissimo del Napoli, era un ragazzo normale come la gran parte della gente di questa città. Adesso siamo a Casavatore e qui dietro c'è l'ulivo dedicato praticamente a mio fratello Dario e a tutte le vittime innocenti della criminalità. Vabbè, Attilio nel 24 gennaio del 2005 è stato vittima innocente di questa faida che c'era all'epoca tra i Di Lauro e gli scissionisti. Lui lavorava in un negozio di telefonia e fu scambiato per un'altra persona praticamente. Attilio era un ragazzo che all'epoca aveva 29 anni, si era appena sposato da 4 mesi, quindi un ragazzo con tutti i suoi sogni, era tutta una vita ancora in salita, desideri di avere dei figli, di realizzarsi, insomma tante prospettive, tanti progetti per il futuro. Era una persona, come dire, un vulcano perché lui amava tante cose, amava la poesia, amava la musica, suonava anche la chitarra, amava il teatro, infatti recitava in una compagnia con degli amici, insomma a livello amatoriale, aveva tante passioni e tutte queste cose sono state, come dire, troncate per, diciamo, questa mano brutale della camorra. E loro avevano come obiettivo il nipote di uno scissionista che gestiva, diciamo, insieme ad Attilio questo negozio. E anche se, ci tengo a sottolinearlo, anche questo nipote sarebbe stato una vittima innocente perché non c'entrava niente con la criminalità. Ci sono su gente spietata, su gente che non ha paura di nulla. E purtroppo è capitato a mio cognato, ma se capitava un altro bravo ragazzo non cambiava nulla. Sinceramente io, come ripeto, l'ho sempre pensato. E urlarlo adesso, purtroppo perché è morto mio cognato, è brutto a dirlo. Ma è il momento di urlarlo. Io lo ripeto sempre anche alle brave persone che tengono figli, mamma e papà,
di non chiudersi in casa perché poteva accadere a un loro figlio. Dario fu scambiato solo per avere lo stesso scooter con lo stesso colore. Lui, questo ragazzo Pasquale Romano, si presume sia stato scambiato perché aveva la stessa auto con lo stesso colore di un pusher. Sto male perché questa città deve capire che purtroppo Napoli è in guerra da parecchio tempo. Dal 2004 al 2012 sono passati tantissimi anni, 8 anni, però la guerra è ancora in atto. E non è vero che se una persona si fa i fatti suoi la camorra non la tocca. Questa è la dimostrazione, l'ennesima dimostrazione. Pensa che a Napoli siamo più di 160 vittime innocenti. Il discorso dell'errore a noi insomma brucia molto, perché cosa deve fare una persona allora? Cioè, se io sto sul mio posto di lavoro, o se io sto camminando per strada con mio figlio nella mano, o se sto fermo sul motorino come Dario Scherillo perché sto vedendo delle cose, cioè, allora qual è il posto giusto? Cioè, alla fine sono quelle cose che uno dice vabbè, si ammazzano fra di loro, no? Tant'è che io ne parlavo con mio fratello, perché in quel periodo eravamo preoccupati da tutte queste vicende nel quartiere, nella zona, e lui diceva ma io che c'entro? Come direbbe chiunque altro, no? Come chiunque altro in questa città, ancora oggi forse, cioè, ci sono persone che la pensano così. Io non la penso più così. Questa vicenda ha cambiato la nostra vita profondamente. E ogni giorno che passa io mi sveglio con la speranza che invece sia tutto cambiato. Non è così. Si sente una rabbia che ti lacera dentro, perché è come se tu dici il sacrificio di chi, di queste persone, tra cui Attilio, Dario, Silvia Ruotolo, Alberto Vallefuoco, e purtroppo ce ne sono tanti, siamo 160 nel coordinamento familiare delle vittime campane. E sembra che noi ogni volta diciamo basta, non deve, bisogna cambiare le coscienze, bisogna credere che lottare possa servire veramente a cambiarla questa città, una città meravigliosa ma presa da questo male che proprio non si riesce a sradicare. Le guerre di droga non finiranno mai, ma possono stare sicuri al 100%. Le guerre, se in mezzo c'è la droga, ci starà sempre qualche guerra, e finché ci starà qualche guerra ci staranno pure i figli di mamma e papà che stanno in pericolo. Quindi è inutile proprio che si chiudono in casa, fanno proprio una sciocchezza, non serve a nulla chiudersi in casa. Però sono contentissimo, sono veramente felice di questa risposta questa sera, e spero che domani quanto più si possa mobilitare, perché più gente ci sta è sempre meglio, più gente c'è, un piccolo sacrificio, c'è gente che va a lavorare, uno lo capisce, però in questi momenti più gente c'è, più c'è la possibilità che le istituzioni possano sensibilizzarsi su questa cosa, più c'è la possibilità che la giustizia possa fare bene il suo percorso, più gente c'è e meglio è.